Ciao, oggi sono qui con un nuovo Pillow Talk. Infatti, come potete vedere, la mia immancabile tazza rosa è qui tra noi e oggi in via eccezionale è anche abbinata alle unghie, al rossetto e alla maglia, quindi proprio top. Ad ogni modo, se sei iscritto al mio canale, bene, altrimenti se stai vedendo me e questa rubrica per la prima volta, ti spiego in breve che cosa stai vedendo. Allora, io mi chiamo Martina e ho 21 anni. E tra le varie cose di cui mi occupo su questo canale YouTube, ovvero beauty, blog, studio, università, eccetera, mi piace anche avere una rubrica più chiacchiericcia, più tranquilla, insomma, in cui chiacchiero appunto con voi iscritti, chiamata appunto Pillow Talk, ovvero chiacchiere da letto, in qualche modo chiacchiere più intime, diciamo, in cui tocco argomenti un po' più delicati. Generalmente vi decidiamo una tematica insieme su Instagram, quindi vi lascio il nick da qualche parte per seguirmi se ancora non lo fate, e decidiamo appunto insieme di cosa parlare, di un argomento, di una tematica, eccetera, oppure a volte vi racconto una mia esperienza cercando di trasformare magari un'esperienza negativa in un qualcosa di positivo, oppure un'esperienza positiva per cercare insomma di dare positività in generale. Comunque è una sorta di chiacchiera, appunto, di momento molto sereno. Infatti generalmente io consiglio di prendere qualcosa da mangiare, fare merenda, oppure fare colazione, oppure bersi una tazza di caffè, di tè, insomma è un momento di relax, niente di costruito, niente di difficile, semplicemente me, voi, che chiacchieriamo. Infatti generalmente vi chiedo anche di scrivere le vostre esperienze in merito al video specifico di cui parlo giù nei commenti, che a me fa sempre molto piacere leggere le vostre esperienze. Ad ogni modo, il video di oggi è veramente molto particolare e molto difficile, devo essere sincera. Non so bene quale sarà il titolo ancora di questo video. Ad ogni modo, l'argomento è quello di cui vi avevo già accennato nell'ultimo Pillow Talk, che vi lascio qui nella guida informazione nel caso in cui non l'abbiate visto, quello in cui vi parlavo della mia esperienza al liceo. Vi avevo chiesto se poteva farvi piacere sapere che cosa mi era successo anche in quel periodo, perché ve l'ho accennato in quel video e in tanti altri, però fino adesso non avevo mai avuto il coraggio, diciamo, e anche la forza, sinceramente, di raccontarvi questa cosa. Ad ogni modo però mi sono resa conto che è una cosa passata, conclusa completamente, quindi mi vedete sorridere oggi nonostante l'argomento sia abbastanza bruttino, perché comunque è una cosa superata, io sto bene, sono felice in questo periodo della mia vita. È una cosa difficile e mi sono convinta, vi dicevo, perché penso che chi è nella mia stessa situazione o in situazioni simili possa vedere come si può trovare il buono in ogni cosa. Io per indole sono portata a cercare la parte positiva, lo spiraglio di luce anche nella bufera, perché se no non, cioè io la vedo così, sono una persona più che altro positiva, quindi, anzi lo sono diventata per meglio dire dopo questa esperienza, devo dire la verità, quindi insomma cercherò di dirvi un po' qual è stata questa mia esperienza e di farvi, cioè insomma di dirvi come sono diventata quella che sono oggi, perché io penso che questa esperienza è stata fondamentale nella mia vita. Non vi dico che la rivivrei, perché non la rivivrei sinceramente, però sono certa che se oggi sono così è in parte anche a quello che è successo qualche anno fa. Iniziamo, perché non voglio perdermi in chiacchiere. La storia comincia nell'ottobre del 2012, quindi 5 anni fa ormai, a me sembra ancora tipo ieri, ma in realtà sono 5 anni fa, quindi un bel po' di tempo fa. Io nel 2012 avevo 16 anni, 16 anni appena compiuti tra l'altro, proprio da poche settimane. È iniziato da una... è una cretinata questa storia, o meglio, non è una cretinata, ma si è sviluppata da una cosa stupida, è diventata una cosa, una sorta di catastrofe, fino a diventare una cosa gigantesca per colpa di alcune persone e della vita a volte, che fa dei brutti scherzi, diciamo. Questo è il mio problema di salute, perché vi avevo accennato essere proprio un problema di salute fisico reale. È iniziato quando una notte io mi sono svegliata e ho iniziato a sentire dei dolori alla pancia, delle fitte proprio tremende, ma proprio da morire, sentivo un dolore immenso. Però ho pensato, beh, mi ricordo che il giorno prima ero stata a pranzo dal McDonald's e la sera avevo mangiato cose, diciamo, pesanti, insomma, tra virgolette, per cui sia io che i miei genitori, insomma, abbiamo pensato potesse essere appunto qualcosa che non avevo digerito, qualcosa che mi aveva fatto male, qualcosa che era andata male, magari, non lo so. Per cui diciamo che mi sono calmata poi alla fine durante quella notte e nessuno ci ha più pensato della serie. Mi sono sentita male, capita, amen, non pensiamo al peggio, sarà una cosa banalissima. Il giorno dopo mi sono svegliata, era un venerdì, me lo ricorderò per tutta la vita, e c'era sciopero, per cui io non sono andata al liceo perché non c'era andata nessuno, insomma, della mia classe, della mia scuola, e io sono rimasta a casa perché mi sentivo malissimo, proprio stavo proprio male, mi faceva male, sentivo questa fitta giù in basso a destra, tremenda, ma un dolore, cioè, pazzesco. A
che sono andata, mio padre mi diceva, secondo me tu hai l'appendicite, e io dicevo, no, non è possibile, queste cose capitano agli altri e mai a me, che è la tipica frase che pensano tutti, pochi dicono, ma che tutti pensano, in realtà non è così, gli altri siamo noi. Ad ogni modo, sono andata dal medico, e il medico mi disse che era una colica, poteva essere una colica, per cui, insomma, presi i medicinali per curarmi, e boh, così, aspettando che, insomma, questa cosa passasse. Questa cosa non è passata e io ho iniziato a stare sempre peggio, perché mi ha iniziato a fare veramente male, ma proprio male che non riuscivo a camminare, però nonostante mio padre fosse convinto che io avessi appunto l'appendicite, nessun medico da cui sono andata, e vi giuro che ne avrò visti 15, non lo so, tantissimi, nessuno mi ha detto che era appendicite. Tutti, no, 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 stai tranquilla, poi vedremo che cos'è, insomma, gira che ti rigira. Io sono passate tante settimane, considerate che dal primo giorno che ho avuto il primo dolore sono passate 3 settimane senza che nessuno trovasse una soluzione a questo dolore. Ho visto tanti medici, tante visite, avevo le braccia devastate dalle prelievi del sangue, insomma, avevo proprio, ero completamente gonfia e piena di lividi, perché dopo un po' che vi fate i prelievi il braccio fa male, perché non è pensato per fare un prelievo tipo 3 al giorno, è pensato per farne uno ogni tot, quindi avevo proprio le braccia devastate, insomma, un macello. E in tutto questo tempo io non sono andata a scuola. Un giorno è successo che siamo andati nell'ultimo ospedale a farmi visitare fuori Roma, e in questo ospedale un pomeriggio hanno deciso di ricoverarmi perché secondo loro io stavo andando in peritonite, che per chi non lo sapesse, la peritonite è lo stadio successivo all'appendicite, che è l'infiammazione dell'appendice, una... ora non so bene come definirla perché non sono un medico, comunque una parte del corpo che si può infiammare, se si infiamma va operata immediatamente, perché altrimenti se non si opera subito si rischia di andare in peritonite. La peritonite è pericolosa perché si muore. Stavo andando in peritonite perché nessuno si era accorto che io erano 3 settimane che stavo con questa appendicite super, con questa appendice super infiammata. Quindi hanno deciso di ricoverarmi e i miei genitori hanno preso un infarto, perché eravamo fuori Roma e quindi la cosa sarebbe stata troppo scomoda, perché comunque i miei genitori avrebbero dovuto fare avanti e indietro, e loro avevano ovviamente il loro lavoro da mandare avanti, per cui abbiamo deciso di tornare a casa, e il giorno dopo io sono andata a ricoverarmi di mia sponte in un altro ospedale a Roma. Mi hanno ricoverata subito perché si sono resi conto che era appendicite, e il giorno dopo ancora mi hanno operata appendicite, e vi assicuro che essere operati è un trauma. È un trauma perché, al di là del fatto che fa male, perché fa fisicamente male, gli ospedali italiani, io non so quanti di voi abbiano avuto esperienze, ma come penso quelli di tutto il mondo, ho detto ospedali italiani perché quelli ho frequentato, sono un bel luogo perché ci sono tante realtà e sono poco piacevoli, soprattutto secondo me finché si è minorenni, sono cose che uno sa ma non vuole vedere, del tipo tante persone anziane malate, bambini malati, che è una cosa inconcepibile per quanto mi riguarda, bambini piccoli, quindi insomma è tutto un ambiente che non è che sia proprio favorevole. L'unica cosa positiva di tutto ciò è che ero minorenne, tra virgolette cosa positiva, perché così mia mamma è potuta rimanere a dormire con me, cioè nel senso io dormivo in ospedale, chiaramente sono stata ricoverata una settimana, e mia mamma, essendo io minorenne, doveva per forza esserci un genitore che stesse con me, per cui lei ha dormito tutto il tempo con me, è stata sempre con me, altrimenti se fossi stata maggiorenne avrei potuto vedere i miei genitori o comunque chi per loro soltanto nel momento delle visite, che era veramente molto breve. Sta che mi sono operata e vabbè, e sono tornata a casa a un certo punto, tutti contenti, l'abbiamo scampata, è finita, ciaone. No, il calvario stava per iniziare. Cosa è successo? È successo praticamente che ho iniziato ad avere dei mal di testa pazzeschi, ma dei mal di testa, delle emicranie assurde. Io non sono mai stata una di quelle che aveva mal di testa sempre, cioè non è che ne soffrivo, per cui è iniziata dopo l'operazione. Per farvela breve è passato un sacco di tempo anche lì, tantissime visite, nessuno che capiva che cavolo fosse questo mal di testa, tutti che mi dicevano ma no, stai bene, stai fingendo per non andare a scuola, perché a quel punto i medici si erano fatti l'idea che io fingevo perché non volevo più andare a scuola, quindi immaginatevi anche da un punto di vista psicologico sentirsi dire a 16 anni ma smettila di fare tutte queste sceneggiate, stai bene, quando tu bene non stai, perché ho avuto sempre un buon rapporto con i miei genitori, se non volevo andare a scuola per un motivo glielo dicevo apertamente, mamma ho un problema, non voglio andare a scuola per questo motivo, quindi se dicevo di stare male perché stavo male, fortunatamente i miei genitori si sono sempre molto fidati di me e chiaramente mi credevano, quindi al primo medico che mi diceva così, pom, cambiato, ne vedevamo un altro, praticamente fino a un certo punto in cui ho conosciuto una ginecologa che mi ha praticamente detto che dentro la mia pancia c'era un liquido
che sarebbe dovuto sparire durante l'operazione di appendicite e che non era sparito. Di conseguenza, questo liquido, in qualche modo, ora ripeto, io non sono un medico, quindi vi racconto le cose un po' in maniera sempliciotta per capire, però chiaramente è più complessa di così, solo che non sarei in grado di avere quei termini giusti per raccontarvela. Praticamente, questo liquido che avevo dentro la pancia aveva iniziato a andare a male, diciamola così, e mi creava delle tossine che mi andavano alla testa e mi facevano venire il mal di testa. A seguito di questa cosa è successo che oltre al mal di testa ho iniziato ad avere delle brutte crisi di perdita della vista. Questa cosa si chiama amaurosi ed è una cosa reale, cioè può succedere che per dei motivi legati psicologici, insomma, quindi forti emozioni, stress, nervosismo, insomma, queste cose, a me andava via la vista. E non via la vista nel senso che vedevo male, nel senso che non vedevo niente, cioè provate a mettervi le mani davanti agli occhi e a chiuderli. Questo era quello che mi succedeva ogni tanto. E questo è stato il periodo peggiore della mia vita, perché immaginatevi voi a sentirvi non indipendenti, perché io non avevo paura di andare in giro per strada, perché avevo paura che magari attraversando la strada mi andasse via la vista e cioè, come tornavo a casa. Oppure, per esempio, mi succedeva quando ero a casa da sola ed era brutto perché comunque i miei genitori dovevano lavorare, si erano presi già tantissime ferie per stare con me quando ero in ospedale e a un certo punto sono dovuti per forza di cose tornare a lavorare. E mi succedeva a scuola, davanti a tutta la classe, che magari dovevo essere interrogata, avevo talmente tanta ansia, perché comunque a quel punto poi io ovviamente ero rimasta molto indietro perché sono mancata veramente tanto da scuola, tanto da rischiare la bocciatura, come vi ho detto come vi ho detto nell'altro video, scusate. E a quel punto chiaramente l'ansia era talmente tanta, perché immaginatevi che dovete recuperare tipo 150 pagine di un libro in 2 giorni per essere interrogati, perché a scuola mia era così, zero clemenza anche se sei stato male, e mi andava via la vista. Quindi ho iniziato a soffrire di questa cosa bruttissima. E questa è stata la mazzata finale su di me e sui miei genitori, perché era una cosa veramente tremenda, anche perché non dipendeva da me e è un po' come gli attacchi di panico. Era una sorta di attacco di panico, solo quasi peggiore, perché colpiva proprio un organo del mio corpo, cioè mi andava via la vista completamente ed era una cosa tremenda, non riuscivo a gestirla ed è andata avanti per un sacco di tempo così. Io nel frattempo ovviamente sono dovuta tornare a scuola per forza. E fortunatamente, perché così non ho perso l'anno e sono potuta andare avanti, anche se come vi ho raccontato ho preso dei debiti, perché chiaramente per quanto io potessi essere brava non ero Wonder Woman e insomma avevo altre cose più importanti a cui pensare, come la mia salute. E dopodiché, con l'aiuto insomma di una psicologa, farmaci che ho preso e le persone a cui volevo bene, anche il tempo, perché il tempo cura tutto, brutto, bello da dire, ma è così, è la realtà delle cose, ho iniziato a stare meglio e ad oggi è tutto passato. Ne parlo semplicemente con un po' di emozione perché ha fatto parte di me questa cosa per tantissimo tempo e ne farà sempre parte. Questa è stata da una cretinata, perché l'appendicite è una operazione di routine, è come levarsi le tonsille. Sono arrivata a rischiare di morire per questo liquido, perché poi tra l'altro mi è stato detto poi che se non si fossero accorti che questo liquido dentro mi dava queste reazioni alla testa e agli occhi, io probabilmente sarei morta nel giro di tra l'altro di pochissimo tempo, cioè non è che mi hanno riacchiappata per un capello per 2 volte, quindi ho avuto una fortuna, ragazzi, che cioè non me la so spiegare, ecco perché adesso non ho mai una gioia, perché tutta la fortuna che avevo me la sono giocata allora. Vi stavo raccontando appunto questa cosa, mi sto perdendo le parole, perdonatemi se il discorso a alcuni momenti magari non avrà senso, ma ho tante cose da dirvi, sento tante emozioni in questo momento perché non raccontavo questa storia a qualcuno da un sacco di tempo, quindi mi fa un po' così. E ad ogni modo ve l'ho voluta raccontare non per farvi pena o altro, perché come potete vedere dai miei video e dai miei vlog io sto bene oggi, ma perché penso che da questa cosa io abbia tratto delle lezioni importantissime. Innanzitutto a dare un giusto peso alle cose. Fino a 16 anni io ho sempre pensato che la scuola fosse la cosa più importante della mia vita, che un 4 mi distruggesse la vita, che una litigata con le amiche fosse la fine del mondo, che i professori fossero tipo dei mostri e cose del genere. In realtà, questo mi ha messo nella giusta prospettiva di vedere le cose. Io non vi nego che anche oggi, per gli esami universitari, ho ansia, ma è normale che sia così, anche perché caratterialmente sono così e non posso cambiare. Però affronto le cose con una razionalità e una consapevolezza diversa, cioè quella che c'è molto di peggio.
Niente è la fine del mondo fuorché avere un problema di salute. Quello è veramente brutto, quella è veramente una cosa per cui, cacchio, è difficile stare bene e essere felici quando una cosa così importante viene a mancare nella tua vita. Tra l'altro, in quel periodo ho visto anche, è stato un periodo brutto anche perché ho visto i miei genitori veramente, li ho distrutti piano piano. Io penso che i miei genitori siano invecchiati di botto tutti in quei mesi, perché sono stati, è stato un anno proprio, perché tutta questa cosa è durata più o meno un anno. Io ve l'ho stretta moltissimo, ma tra una visita medica e l'altra è passato tempo, per l'operazione è passato tempo, per questa visita è passato tempo, insomma. In un anno questo percorso si è concluso e vi assicuro che è stata una cosa molto molto lunga, molto dolorosa, però ad oggi sto bene, quindi il problema di salute è completamente passato, quindi non vi preoccupate e dal punto di vista psicologico, devo dirvi la verità, sto bene e questa cosa mi ha reso più forte, anche perché mi ha, non so come dire, mi ha distolto l'attenzione dalle cose che io ritenevo più importanti all'epoca. Vi faccio un esempio: io fino ai 16 anni ho pensato che essere magre fosse la cosa più importante della vita, perché dovevo avere un bel fisico, perché se no, se avevo qualche chilo in più mi prendevano in giro e quindi stavo male, dovevo essere perfetta in tutto e insomma, aspiravo alla perfezione. In quel momento ho capito invece che, ma che c'è, cioè, un chilo in più quando rischi di morire è niente, cioè. Di che stiamo parlando? Quindi ho iniziato a fregarmene totalmente del giudizio altrui. Io attualmente sono una persona non me ne freghista perché anzi mi importa tantissimo di quello che dicono gli altri, però degli altri a cui io voglio bene e che stimo. Tutto il resto non mi interessa. Questo per dirvi che ho iniziato appunto a mettere le cose nella giusta prospettiva, perlomeno per come la vedo io, a darmi più importanza io come persona e non in base a quello che dicevano gli altri. Ho iniziato a prendermi cura di me. Per il piacere di farlo e non per far piacere agli altri o per sperare che gli altri mi vedano in modo diverso. Ho tanta carica, tanta energia e questo automaticamente oggi è un pregio perché quando tocchi il fondo, poi puoi solo andare in alto, non è che puoi andare più in basso del fondo. Quindi automaticamente ad oggi ogni problema che mi si prospetta, io non è che la vivo come il dramma che vivevo all'epoca, sicuramente ero anche più piccola, però comunque questa esperienza ha fatto sì che tutte le cose perdessero di importanza. Quindi ad oggi un problema anche brutto riesco a fronteggiarlo con una certa lucidità, diciamo, e con questo non intendo dire che dovete vivere un'esperienza del genere per arrivare a queste conclusioni, assolutamente, io sono stata tra virgolette sfortunata perché mi è capitata e ci sono arrivata prima degli altri, magari. Però quello che vi voglio dire, insomma, in tutto questo è perché spesso molte ragazze mi scrivono e mi dicono: "Ah, Marta, è successa questa cosa, io non so come fare". E quello che vi voglio dire è che soltanto a, so che è una frase molto da vecchia, che direbbe mia nonna, però in realtà è soltanto alla malattia e alla morte che non c'è rimedio, tutto il resto c'è sempre una soluzione, anche se all'inizio non si vede, c'è sempre qualcosa che potete fare per stare meglio voi, per far stare meglio le persone intorno a voi. La vita, lo spazio per le cose brutte ci sarà per forza, perché ci saranno delle cose senza volermi mettere sfiga o ansia che avverranno per forza. Per cui, perché perdere tempo a pensare a cose negative? Focalizzarsi sul bello, sulle persone che ti vogliono bene, a cui tu vuoi bene, che ti fanno stare bene, che ti rendono felice. Quindi per tutto ciò e tutto coloro che sono negativo o parte di negatività che mi fanno del male, via. Questo intendo dirvi. Questo voleva essere, diciamo, un po' il messaggio di questo video, che non so se mi sono spiegata, io non so più che cosa ho detto negli ultimi 21 minuti perché in certi momenti mi si è fritto tipo il cervello per quante cose avevo da dirvi, per l'emozione e per tante altre cose. Io spero che comunque abbiate capito un po' quale voleva essere, insomma, il sunto del mio discorso. Il sunto del mio discorso è che, insomma, di circondarvi del bello nella vostra vita, e questo lo dico a tutti, indipendentemente chi tu sia che stai guardando questo video, perché tempo per il brutto purtroppo ci sarà. E invece il bello ti fa stare bene, ti rende felice e quindi è per questo che mi vedete sempre solare o comunque io cerco sempre di essere il più solare possibile nei miei video e quando non lo sono cerco di non girarli perché non voglio essere falsa e non voglio mettervi tristezza, cerco di non lamentarvi il meno possibile, cerco di lamentarmi il meno possibile, insomma voglio sempre darvi dei messaggi di positività. Perché è quello secondo me che nella vita ci fa andare avanti, ci fa essere felici, mi fa essere soddisfatta di quella che sono. Insomma, la vita è molto breve, ripeto, famo le corna e
Non vi voglio mettere tristezza o altro, però è vero. Purtroppo uno tende sempre a pensare tutto il tempo della propria esistenza che pff, tanto le cose capitano agli altri, tanto a me questo non mi tocca, tanto io sono giovane, non mi può succedere niente. Non funziona così, purtroppo. Negli ospedali ho visto delle cose, ragazzi, a ragazzi della mia età, di adesso, ragazzi della, e ragazze dell'età che avevo allora, quindi quando era al liceo, e ancora più piccoli di me, più piccoli di allora, quindi ragazzini di 5 anni, stare male. Quindi questo per dirvi che le cose non capitano solo agli altri, capitano anche a noi, per cui godiamoci la vita il più possibile, cerchiamo di essere il più positivi possibile, il più allegri, levare tutto ciò che ci fa stare male, chi ci fa stare male. Quello che mi è successo è stata una seconda, cioè il fatto che io sia qui oggi sia una seconda possibilità e non voglio giocarmela male, voglio vivere appieno, voglio essere felice, poi questo chiaramente non significa che la mia vita sia perfetta e che non abbia momenti negativi in cui mi vorrei strappare i capelli, assolutamente esistono. Però cerco sempre di affrontarli con il pensiero che c'è di peggio, può succedere di peggio, quindi respiro, affrontiamo questa cosa. Quindi spero che da questa mia esperienza, questo mio piccolo consiglio che vi posso dare appunto dal mio piccolo, vi possa essere utile, vi possa aver, non lo so, fatto anche solo riflettere 10 minuti mi renderebbe molto molto felice. Io chiaramente in questo caso non mi sento di dirvi scrivetemi le vostre esperienze qui sotto, perché quella che vi ho raccontato è un'esperienza brutta e mi rendo conto che non tutti magari si sentono a proprio agio nel raccontare la propria. Però se a voi va di condividere un momento brutto della vostra vita con me e con gli altri utenti, perché no? Se io non vi costringo e chiaramente se volete farlo però mi farebbe piacere. Io ho cercato di aprirmi il più possibile con voi e spero di esserci riuscita. Spero che il discorso che ho fatto abbia avuto un senso. Spero che quando mi rivedrò durante video fase editing tutto abbia un senso, perché veramente mi dispiacerebbe doverlo rigirare visto quanto è stato difficile girarlo. Ad ogni modo, io vi abbraccio dal più profondo del cuore, vi ringrazio per seguirmi sempre, vi ringrazio per tutto il supporto. Spero che questo video, diciamo, vi sia piaciuto, anche se non è che è proprio la giusta parola da utilizzare, che comunque vi abbia tenuto compagnia, ecco, questo. Io vi mando un bacione e un abbraccio come faccio sempre. E adesso me ne vado prima che mi esca la lacrimuccia e questo video raggiunga un livello di melensità imbarazzante. Quindi vi mando un bacio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm